Ok. La volta scorsa abbiamo visto il moto di un corpo che scivola lungo un piano inclinato. Fatemi riassumere lo solito. L'inclinazione del piano inclinato alfa, massa dell'oggetto sospeso m, quante e quali sono le forze che agiscono sul corpo, cioè il peso dell'oggetto e la reazione vincolare. In assenza di altre forze, cioè se trascuro l'attrito, la parte del peso perpendicolare al piano bilancia la reazione vincolare. Rimane non bilanciata la parte del peso parallela al piano inclinato, che secondo il principio della dinamica è la forza risultante, cioè m per a, accelerazione dell'oggetto, vale la parte del peso parallela al piano. Ok? Quindi ma vale mg, che è il peso, la parte del peso parallela al piano abbiamo visto che era il seno di alfa. La massa posso semplificarla, quindi ho l'accelerazione vale g volte il seno dell'inclinazione. Quindi lungo il piano inclinato l'oggetto si sposta con un'accelerazione inferiore a quella che avrebbe se cadesse verticalmente, perché il seno alfa è comunque più piccolo di 1, l'accelerazione è più piccola, ok? La velocità cambia più lentamente. Se invece è presente anche la forza d'attrito, allora le forze in totale sono 3. La forza d'attrito, il peso e la reazione vincolare. E abbiamo già visto che la forza d'attrito vale l'intensità della forza n volte la reazione vincolare, dove R vale la parte del peso perpendicolare al piano. Vado veloce perché abbiamo già fatto questo, solo riassumendo. Quindi la forza risultante, che comunque diventa lungo il piano, posto che l'inclinazione sia abbastanza alta per fare in modo che la parte del peso parallela al piano sposti l'oggetto, perché se l'attrito è troppo intenso o l'angolazione è troppo piccola, la forza d'attrito è più intensa della parte del peso parallela al piano, quindi il corpo non si muove. Ricordate, avevamo visto che se inclino poco con l'inclinato l'oggetto sta fermo, si sposta solo dopo una certa inclinazione. Forza risultante, ripeto, m per a vale la forza di prima, mg sen alfa meno la forza d'attrito, mi mg coseno di alfa. Semplificate le cose che posso semplificare, ho che l'accelerazione vale g per sen alfa meno mi coseno. Oggi tra un attimo vediamo un esperimento in cui cerchiamo di misurare il coefficiente d'attrito che interviene nello scorrimento di una scatolina di cartone lungo un piano inclinato. A lo misuriamo, G lo conosciamo, alfa lo misuriamo, mi lo calcoliamo. Ok? Se inverto questa relazione per trovare mi, devo dividere per G, quindi A fratto G. Dato un altro foglio, A su G vale sen alfa meno mi coseno di alfa. La nostra incognita, ripeto, è mi, quindi viene porto a sinistra, mi coseno alfa è uguale a sen alfa meno A su G, e divido tutto per il coseno alfa, dato che in generale non è 0 visto che alfa non è 90 gradi. Quindi mi vale sen alfa diviso cosen alfa, che fa la tangente di alfa, meno a fratto g coseno di alfa.
Qui a destra abbiamo tutte le quantità che riusciamo a misurare, a sinistra la quantità che ci serve calcolare, di cui non abbiamo misura diretta. Ok? Faccio osservare una cosa: in presenza o in assenza di attrito, il moto è comunque un moto uniformemente accelerato, perché le grandezze che abbiamo qui a destra sono tutte costanti, sia che ci sia l'attrito, sia che non ci sia. Inoltre, il caso senza attrito è contenuto già in questa relazione, basta mettere mi uguale a 0. Se qui mi è 0, ritrovate la relazione di prima. Ok? Misureremo l'angolo, la massa, vedete le sottolinee marron di cartone, quelle inclinate di metallo, qui c'è un supporto per tenerlo dritto, delle inclinate, insomma, la massa è di 200 grammi, d'accordo? E adesso andiamo a vedere quanto valgono i parametri che ci interessano, quindi angolo, accelerazione, G lo conosciamo, 9,81, e misureremo il moto, verifichiamo che è un moto uniformemente accelerato. Come faccio a vedere che è un moto uniformemente accelerato? Come faccio a sapere se il presento scivola con un moto uniformemente accelerato? Cosa devo vedere? Cioè la legge oraria, che deve essere una. In quel caso è molto uniforme, se fosse una rete. Una curva. Quale curva? Non una curva qualsiasi. Una parabola. Se l'accelerazione è costante, abbiamo visto l'anno scorso, il legge orario è una parabola. Per far questo utilizziamo il software che abbiamo visto anche l'anno scorso per l'analisi dinamica. E analizziamo il filmato. Vediamo di caricare il video che ci interessa, eccolo qua. Posso trascinarlo sopra. Adesso avrà bisogno. Ok, per prima cosa andiamo a vedere quali fotogrammi ci interessano. Faccio scorrere il filmato. Parte del fotogramma, diciamo 44, vedete il numero là in fondo a sinistra? Questo dà il numero di fotogramma. Poi faccio andare avanti finché non arriva alla base del piano inclinato, fotogramma numero 96. Quindi vado a selezionare i fotogrammi da 40, cosa avete detto? 44. Fino a 96. E realizziamo un fotogramma alla volta. Va bene. Dopodiché devo inserire il nastro di calibrazione, perché voglio avere una misura di accelerazione in metri al secondo.
quindi devo comunicargli sulla scala dell'immagine quanto ad esempio è lungo un metro. Per questo ho messo il righello sull'immagine, da qua a qua abbiamo, certo qui il posizionamento non è perfetto, ma insomma ci manca poco. Questo è un metro, 1,00. Ho comunicato al software la scala dell'immagine, la possiamo togliere. Adesso ci serve un sistema di coordinate. A me non interessa il moto perpendicolare al piano inclinato, mi interessa per esempio usare una coordinata, due, non mi interessa, non lungo il piano, quindi prendo gli assi cartesiani, fisso l'origine ad esempio nel punto di arrivo, ma non è indispensabile, qualunque altro punto va bene. Quello che invece mi serve è ruotare l'asse delle X in modo tale che tutto il moto avvenga lungo l'asse delle X, quindi lo ruoto parallelamente al piano inclinato. Voi vedete meglio di me, ditemi se così potrebbe andare bene, grosso modo, dover passare per il centro. Fissato questo, andiamo a tracciare il carrello, cioè dico al software di identificare questa immagine, il carrello, scusatemi, la scatolina di cartone, nei diversi fotogrammi, e la chiama massa A. Autotraccia, questo lo sposto, clicco sull'immagine, poi tenendo premuto CTRL E invio, clicco sul centro più o meno del carrello, il rettangolo esterno nell'area di ricerca lo allargo un pochetto e poi devo dare un identificativo dell'immagine che sia abbastanza grande perché non abbia dubbi su dove posizionare il centro. Ecco, questo potrebbe andare bene. E poi andiamo con cerca. Qui confronta tutti i fotogrammi, fotogramma per fotogramma, e cerca l'immagine che gli ho comunicato essere quella che mi interessa. Mentre sta cercando, costruisce la legge oraria X verso T. Se il moto è uniformemente accelerato, devo trovare una parabola con concavità verso l'alto o verso il basso. Tenete presente che le nostre X crescono verso l'alto. Concavità in su o in giù? Certo, perché in questo sistema l'accelerazione è negativa, quindi la concavità è verso il basso, come si vede anche, comincia già a vedersi un poco dalla legge oraria. Facciamo che finisca, il fotogramma numero 70. Per fare un po' più veloce si potrebbe anche dirgli fa un fotogramma ogni due, ma insomma. Si sta già svegliando un po' qua. Fatto questo, andiamo ad analizzare la legge oraria e calcoliamo l'accelerazione. Misuriamo l'accelerazione. Misura comunque in diretta, siamo l'86-87, abbiamo fatto fino a 90, quanto? 90. Che è quasi finita. Ok, penso che abbia finito. 95-96. D'accordo, qua chiudiamo. Adesso qui si visualizza automaticamente la legge oraria, posizione e tempo. Poi il pulsante destro vado su analizza. Qui lui la unisce già automaticamente con dei segmenti, ma questi sono segmenti che lui crea artificialmente, cioè non è un filtro. Vado su analizza, adatta alla curva, e dico scelgo una parabola. Tenete. Abbiamo dubbi che sia un modulo di movimento accelerato? No, ragionevolmente no.
la curva in, a me sembrerebbe un violetto, un fucsia, ecco, è una parabola e si è adatta qua ottimamente, direi, ai nostri dati. Questi, i quadratini sono misure, la riga continua è un modello. A, che è il coefficiente del tempo alla seconda, misura l'accelerazione o qualcos'altro. Dove trovo qua dentro l'accelerazione, la legge oraria? In A, in B o in C? A grande è il coefficiente di t alla seconda. Vi ricordate che se il moto è uniformemente accelerato, la posizione è velocità iniziale più velocità iniziale per tempo più un mezzo dell'accelerazione per il tempo al quadrato. Quindi il coefficiente di t alla seconda è metà dell'accelerazione, quello che il software chiama A grande. La nostra accelerazione vale il doppio di A grande. Quanto valeva A grande nella nostra analisi? Circa meno, qui vedete, meno 3,06 e alla meno, e meno 1, significa, questo è la meno 1, significa per un decimo, 10 alla meno 1. Quindi A grande vale meno 0,3, teniamo buono un decimale perché mi sembra già tanto, meno 0,3, quindi, per 2 A piccolo è meno 0,6 metri al secondo quadrato. La nostra accelerazione, il carrellino, la scatolina scende verso il basso con meno 0,6 metri al secondo quadrato. Questo significa che l'attrito ha avuto effetto oppure no? Per far questo cosa ci serve rispetto alla formula per A? Ci serve? Qua dentro in A uguale a G sen alfa, che cos'è che non abbiamo ancora? Alfa, ci serve l'angolo. Andiamo a misurare l'angolo. Andiamo sulla nostra immagine. Devo chiudere perché non ho. Andiamo sul nuovo strumento di misura, goniometro, e facciamo coincidere per esempio il goniometro con la base del piano inclinato e gli altri due lati, uno con l'orizzonte, più o meno dovrebbe essere questo, e l'altro con il piano di scorrimento del carrello. Grosso modo abbiamo un angolo 0,669 radianti, in angoli l'angolo è circa 22, 25, 26, diciamo 0,67 radianti. Il nostro alfa è circa 0,67 radianti. Se moltiplico G per il seno di alfa, cosa ottengo? Allora, facciamo il seno di 0,67 diviso di greco, trasformiamo in gradi, per 180. Questo è 0,6621 circa, per 9,81 dovrei avere 6,09 metri al secondo quadrato. Da questo deduciamo che cosa? Se faccio G 9,81 metri al secondo quadrato per il seno di alfa, ottengo 6,09. Ma la nostra misura di A quant'è?
di conseguenza, lasciate fare il segno meno, perché va verso il basso. Come confrontiamo questo con questo dato? Cosa ne deduci? Cioè, il primo magari era un'accelerazione all'inizio. Un'altra ipotesi? L'accelerazione non può cambiare se nel moto non sarebbe uniforme e avremmo avuto una curva diversa. Il problema non è il tipo di moto. Il moto è decisamente un moto uniformemente accelerato. Perché vi vengono due valori così distinti? Perché c'è attrito. Perché non ho tenuto conto dell'attrito. Nel calcolare questo ho ignorato l'attrito. La relazione corretta non è questa, ma questa. Però mi non lo conosco, lo calcolo come? In questo modo. Conosco alfa, conosco A, conosco G. Ho tutto quello che mi serve. E quindi questo significa che mi decisamente non è zero. L'attrito non è trascurabile. Calcoliamo. Quindi la tangente di quanto era l'angolo, non me lo ricordo più, 0,67 radianti meno A fratto G seno di 0,67 grosso modo viene 3. Qui sotto c'è il coseno, hai ragione, chiedo scusa. Ho scritto male io. Il seno è già qua dentro. Okay, grazie di avermelo fatto notare. Allora, punto 6, 7. Ok, 3, 8 e 4. Allora, abbiamo la tangente che viene 0,793, approssimando un pochetto. A è 0,6 metri al secondo quadrato, facciamo perdere il segno meno perché siamo interessati all'intensità dell'accelerazione, sotto è 9,81 metri secondo quadrato per il coseno dell'angolo che ci interessa. È 0,784 e otteniamo, fatemi ripetere il calcolo per sicurezza, anche voi nel frattempo, vi prego. Quindi tangente 38,4 meno punto 6 diviso 9,81 diviso io ottengo circa, cioè molto approssimato, 0,7. Ok, il coefficiente d'attrito stimato in questo modo è 0,7. Torniamo all'esperimento dove ho messo. Adesso cosa dovrei poter fare? Se, e questo è uno degli aspetti dal punto di vista della didattica più utili di tratto, posso creare
sovrapposto al filmato, questa traccia rossa è quella delle misure, cioè quella che tra, come dice, il tuo carrello sta qui, la tua scatolina sta qui, quella misurata sull'immagine. Posso creare una traccia teorica che corrisponde al moto previsto utilizzando i principi della dinamica. Cioè dico, se ho capito bene il moto, quindi se vale F uguale a M per A, la scatolina dovrebbe muoversi così, e sovrappongo l'immagine a quella reale e vedo se la mia teoria funziona oppure no. In parte questo l'abbiamo già fatto calcolando un I, in parte lo facciamo adesso. Per prima cosa facciamo finta che l'attrito non ci sia, sicuramente sbagliamo, okay. Ma vediamo di quanto si sbaglia. Questo è utile farlo perché non si rende conto in diretta. Il cronometro posso toglierlo. Per fare questo vado su nuovo modello di particella dinamica, questo crea un nuovo indicatore, qui lo vorrei di colore diverso, vediamo se riesco a cambiarlo subito. No, eccolo qua, lo voglio verde, va bene il verde? Sì. Vedete adesso sta qua. Qui mi dice, mi serve la massa è 200 grammi, 0,2. Dopodiché un altro parametro che ci serve è G, l'accelerazione di gravità. Qui diamo un nome, G, a destra diamo il valore, 9,81. Ok? Per adesso ci dovrebbe, inoltre ci serve anche l'angolo alfa. Alfa, chiamiamolo alfa proprio. E valeva 0,67, come tu mi ricordo, 0,67 radianti, giusto? Sì. Grazie. Dopodiché sotto, non so se riuscite a vederlo, ho modo di dire al programma qual è la legge di forza. Lungo l'asse delle x la forza sarà 0, non ho forza lungo l'asse delle x. Lungo l'asse delle x la forza è diretta in verso opposto alle mie x, quindi avrò meno la massa m per g per il seno all'inglese di alfa. Ok, invio, e lui mi dice va bene, ho calcolato le posizioni in base a questa forza. Chiaramente qui mi mancano le posizioni iniziali in x e in y e in y che devo andare a vedere. Ecco, intanto qua mi ha fatto una curva teorica, qui la posizione iniziale in x è di circa 0,... andiamo ad analizzare questo, ok, e qui togliamo C, la posizione iniziale, 0,54, ok, quindi qui la X iniziale è 0,54. Il punto di partenza significa, poi mi serve la velocità iniziale, perché poi è un dato di x, vado ad analizzare questo, chiaramente questo lo analizzo con una retta, che se il moto è retto uniforme dovrebbe essere, è molto accelerato dovrebbe essere una retta, e qui ho meno 0,6 che è l'accelerazione, e la velocità iniziale è meno 0,35 circa. Quindi qui di x meno 0,35. Torniamo all'inizio. Vedete che il mio puntatore verde è quasi nella posizione
la scatolina iniziale. Aggiustiamo un attimo, c'è la X un po' troppo avanti, siamo un po' di meno, 53. Ecco, se adesso vado su play, il filmato mi mostrerà la traccia rossa, che è quella reale, e sovrapposta la traccia verde, che è quella che avrei se l'attrito del piano fosse zero, perché io ho calcolato il modello senza tener conto dell'attrito. Questo posso farlo anche con la penna. Viaggia, con l'accensione è molto più grande, addirittura alla fine va fuori dell'immagine. Lo rivediamo. L'accelerazione è molto più grossa di quella reale. Questo significa che l'attrito è un parametro di cui devo tenere conto, ma in realtà di questo mi sono già accorto. Ma qui vedo dove dovrebbe andare il carrello se non ci fosse l'attrito a parità di angolo. Devo modificare il mio modello. Se la mia previsione teorica non combacia con il dato reale, questo modello è da aggiustare. Mi serve qui un altro parametro, mi, che è l'attrito. Andiamo a modificare questo. Aggiungiamo qui, chiamiamolo mi, non so se ci sono le lettere greche o no, e qui lasciamo, per adesso lasciamo lo zero, andiamo a modificare la legge della forza, è meno mg sen alfa più, stavolta perché è opposto, anzi diciamo così, mettiamo una parentesi qua, ecco, sen alfa meno mi per cosen alfa. Mancherà, sicuramente manca una parentesi, eccola qua, sì, infatti manca una parentesi alla fine. Ok, adesso ovviamente avendo un i0 ottengo lo stesso problema di prima, perché che se mi è 0 il moto previsto è quello che avrei senza attrito. Ok, ma proviamo ad aumentare mi 0,5, la cosa ha tutto un altro effetto. Aumentiamo ancora l'attrito. Aggiorna automaticamente la posizione del modello. 0,7, cosa abbiamo calcolato? Con 0,7 funziona, il dato non è perfetto, però ho un accordo che è decisamente accettabile. Attenzione, in questo giro il rosso, ripeto, misure, verde previsioni del modello, dove la mia interpretazione dinamica del fenomeno tiene conto dell'attrito mi 0,7. Facciamolo partire. Vedete che la posizione del verde è quasi sempre sovrapposta. Dopo aver fatto qualche errore di arrotondamento, probabilmente l'attrito è un pochettino più grande di 0,7, sarà 0,72. 7,14. Ecco, proviamo con 7,1. La cosa deve migliorare un pochino. Direi che è ancora meglio. Anzi, addirittura io posso dire, non mostrarmi
le misure, mostrami solo il modello, che segue quasi perfettamente la nostra scatolina. Fare solo il calcolo di mi funziona, corretto per carità, va bene, ma riuscire a vedere visivamente l'effetto, questa avete una formula dal vivo, questa è la legge F uguale a M per A in atto. Qui vedete il grafico, l'effetto di un modello, come funziona l'interpretazione newtoniana del moto. Questo sono traffico qua. Quando io ero all'università questo me lo sognavo, era fantascienza. Qui avete un grafico, vale 10.000 parole, un filmato ne vale un milione. Un filmato con un modello sovrapposto ne vale un miliardo. Questo vi dice come si misura, come si affina, come si stima una formula teorica. Ho un'idea, faccio una previsione, la confronto col mondo reale. Se funziona l'idea è buona, se non funziona, A, posso aver sbagliato un parametro, B, posso aver sbagliato i calcoli, o C, posso aver sbagliato l'intera formula. E facendo raffinamenti via via più profondi arrivo a un accordo tra quello che vedo e quello che immagino dovrei vedere se il mondo funzionasse così. Siccome le due cose funzionano, sono sovrapponibili l'una all'altra, mostriamo anche la traccia rossa, vuol dire che la mia analisi del moto è ottimale. Questo l'ho capito. Capire qualcosa non è male. Grazie della vostra attenzione, ci fermiamo qua.